Sono su Archbank, l'ho scaricata poco fa ed è in live. Quello che vedete, diciamo, è una distribuzione basata su Arch Linux. Questa distribuzione ha un nome finale famoso, cioè Bank, che sarebbe una volta c'era Crunchbank, insomma, è un po' un revival per Crunchbank, però in versione Arch Linux. C'è uno sviluppatore che sta praticamente mandando avanti questo progetto che si basa su i3, quindi questo progetto è basato sull'ambiente, diciamo, Windows Manager, perché non c'è un ambiente grafico, è un Windows Manager di i3, quindi è un Tiling. E questa ISO, che pesa all'incirca 1 GB, 2, una cosa del genere, è basica, nel senso che questo i3 non ha né gaps, quindi non ci sono spazi, diciamo, tra le finestre, ma è semplicemente un i3 configurato, diciamo, leggermente in modo grafico, che tende alla leggerezza. Difatti, quando questo sistema operativo è in avvio, consuma all'incirca 300 MB di memoria, quindi pochissimo. E addirittura nelle versioni precedenti non c'era neanche il browser, dovevate installare il Firefox o qualche altro browser per poter navigare. Mentre nella ISO che ho scaricato, questa ultima ISO che è più fresca, c'è il Firefox, che è la versione ultima, che è la 109. E come vedete c'è uno sfondo un po' dark, con la scritta Archbank in punk, un po' punk dark, è un po' gotica, ecco, una scritta gotica. E potete anche notare il conky che è in esecuzione, c'è questo semplice conky dove viene visualizzata la CPU e la RAM. La RAM viene visualizzata senza e la CPU, c'hanno questa linea dove c'è solamente una percentuale, ma si vede così un po' genericamente. E qua dice praticamente Linux, c'è il kernel del Linux, kernel Linux, che è la 6, del kernel 6, se ci vedo bene 6.1, e poi c'è scritto il nome di Archbank, quanto è in esecuzione, e poi ci sono gli shortcut, che sono appunto i tasti veloci, e c'è il tasto super, che sarebbe il tasto Windows della tastiera, dove c'è praticamente facendo super T, si apre il terminale, quindi è abbastanza semplice, basta avere l'iniziale di quel programma, quindi super T terminale, quindi associazione super con T, si apre il terminale. È tutto, diciamo, il terminale non è sulla trasparenza, è completamente nero, e poi il terminale, aprendo un altro terminale, il terminale è attivo, si vede con il bordo bianco, mentre quello inattivo non c'ha questa bordura bianca. Super F, praticamente si apre il file manager, che è il tuner. È da premettere che il tuner è versione 4.18, che sarebbe la versione XFCE 4.18, quindi un po' di base c'è un XFCE come sessione, che è il 4.18, quindi l'ultima versione di XFCE che è uscita in questi giorni. Dopodiché, super re, si apre l'editor, dove potete andare nella configurazione. Super W, abbiamo il browser, si apre il browser, che in questo caso è il Firefox, che, come ho detto prima, è l'ultima versione attuale, 109.
sia per Firefox, e poi c'è, facendo super più i, si apre l'installer di Archbank. L'installer è testuale, quindi è praticamente uguale all'Arch pura. Dove avete anche delle istruzioni per quanto riguarda l'installazione sul sito di riferimento che ora vi faccio vedere col Firefox. Andiamo a vedere il sito di Archbank. C'è su informazioni praticamente c'è come si può installare, come si deve installare Archbank. Vediamo se si vede qua. Io sto facendo questo filmato della mia faccia prima di fare il filmato del sistema operativo, quindi ci sto andando a ricordo, quindi non sono in contemporanea. E quindi nel sito trovate appunto scritto come si deve installare. Ripeto, è testuale, quindi bisogna seguire le istruzioni. Poi super Q, vediamo. Poi da premettere che c'è come menu abbiamo il Rofi menu, è sempre con super D, quindi tasto super D. C'è praticamente il Rofi, che come vedete in colorazione sempre dark, bianco e nero, e il Rofi che vi fa da menu. Dopodiché abbiamo, vediamo, ci vado al ricordo. Dopodiché abbiamo nel Conchi c'è praticamente Super S mi sembra, e c'è si switcha, cioè nel senso che facendo Super S praticamente tasto super viene sostituito dal tasto alt, quindi qualsiasi cosa fate poi dovete utilizzare il tasto alt al posto del super, quindi potete scegliere dal tasto da utilizzare il tasto alt o il tasto super. E niente, questi qua sono praticamente come programmi installati, praticamente è tutto basico, non c'è neanche un programma per il wallpaper. Quindi per poter utilizzare i wallpaper diversi dovete installare o il Nitrogen o il Fe, e quindi impostate uno sfondo diverso da quello che si vede in questo momento, anche perché nel Tiling è un poco rilevante avere lo sfondo, diciamo cambiare sfondo, soprattutto quando i terminali non sono in trasparenza, quindi non c'è un compositor che li porta in trasparenza. Questa praticamente nel sito si evince anche che praticamente viene consigliato anche di utilizzarla in live perché essendo un Arch Linux si può utilizzare tranquillamente l'enchiavetta e utilizzando l'enchiavetta avete i programmi già all'ultimo grido perché scaricando la ISO sapete che Arch Linux è super ottimizzata, nel senso che è aggiornata, super aggiornata, quindi avete praticamente i programmi già aggiornatissimi. Quindi potete portarvi nella chiavetta tranquillamente questo sistema operativo leggerissimo, quindi portate un Tiling Windows Manager in chiavetta e poi in qualsiasi posto, in qualsiasi computer potete utilizzare questo sistema operativo che anch'io penso che sia più utile in live che ad installare. E c'è da farci un pensierino di usare praticamente questo sistema operativo in live, anche perché avendo già il browser potete utilizzare, sapete che sul browser si può utilizzare anche l'Office di Google, cioè potete fare qualsiasi cosa anche in live, quindi non avete bisogno di installare dei programmi sul sistema, ma utilizzare già il browser per poter utilizzare un sistema in chiavetta. Il kernel io ho detto che è il 6.1 mi sembra, perché io qua non ho il sistema operativo davanti.
Sto solo guardando qualche immagine di quello passato, però ricordo che nella live il 6 è qualche cosa come kernel. Su DistroWatch, andiamo a vedere, su DistroWatch abbiamo, ora vado su DistroWatch con il Firefox, apriamo DistroWatch e su DistroWatch cerchiamo Archbank. Andiamo sulla ricerca e aspetto che si apra. Andiamo sulla ricerca e c'è Archbank. Archbank praticamente qua vi dice tipo Linux basata su Arch, provenienza Canada, quindi sviluppata in Canada, almeno la sede, desktop predefinito i3, categoria desktop live medium, quindi vi faccio sottolineare che la live è da consigliare con questo sistema operativo. Se avete magari un Windows, potete usare il live tranquillamente questo Linux. E qua Archbank Linux è una distribuzione Lights basata su Arch Linux, usa i3 Windows Manager, ed è veloce. È molto aggiornata, quindi up to date significa aggiornatissima, e poi potete utilizzarla anche come sistema operativo portatile, ve lo dice anche qua su DistroWatch. Popolarità, diciamo in un anno, 121esimo posto, è poco conosciuta. E poi praticamente qua vi dà il riferimento del sito che abbiamo visto prima praticamente e dove poter scaricare. Qua ci sono tutti i rilasci che hanno fatto, insomma, di Archbank. Quindi provatela, magari il live vi servirà nella chiavetta, magari acquistate una chiavetta a parte, basta una chiavetta anche di 4 giga e praticamente utilizzate un sistema operativo Linux aggiornatissimo, che potete utilizzarla anche per un anno, tanto è aggiornatissimo. E poi magari scaricate una ISO più aggiornata quando uscirà una ISO diversa. Ecco, questa è la versatilità di Linux, che praticamente soprattutto di Arch che è aggiornata, che vi dà la possibilità di avere un sistema operativo molto aggiornato in chiavetta. Va bene. Dopodiché potete anche evitare anche di loggarvi sempre sul Firefox usandolo in live, perché basta conservare basta esservi loggati la prima volta e conservate magari in un altro supporto di memoria la cartella del Firefox, poi la copiate di nuovo nella live e siete già loggati. È un piccolo trucchetto che magari vi farò vedere in un altro video. Ok, questo è Archbank Linux, ultimo aggiornamento 2022, dicembre 2022, questo è aggiornatissimo, va bene. Avete conosciuto un'altra distribuzione, ora vado a editare il video, sincronizzando quello che ho detto con il video che farò dopo della scrivania. Ciao ciao a tutti.